Eccoci di nuovo per gli 5 esercizi base per la scioltezza delle gambe. Oggi ti voglio parlare della rana. La rana è un esercizio che uso tantissimo ed è un esercizio risolutivo, soprattutto per creare un atteggiamento muscolare che promuova l'assorbimento del peso, perché una gamba rigida tende a respingere il peso. Invece dobbiamo cercare di fare in modo che l'azione muscolare non sia una reazione, quindi riflesso a spingere, ma sia una ben disposizione ad assorbire il carico e quindi a mantenerlo il carico, quindi riuscire a mantenere le gambe piegate. E per questo noi andiamo a lavorare anche e soprattutto direttamente sulle caviglie. Oltre a parlarti e a farti vedere delle posizioni che dovrai acquisire, ti voglio parlare anche di come dovrai fare in modo di rilassare i muscoli, perché non basta acquisire e impostare e mantenere delle posizioni, è necessario lavorare sulla respirazione, che non è una respirazione profonda, ma è fondamentalmente il veicolare l'attenzione sulla respirazione. Quindi, una volta impostata la posizione, noi cominciamo a mandare l'attenzione sulla respirazione, rendendola profonda e lenta. Il mio consiglio è quello di agganciare la rana all'esercizio precedente, quindi al cavalletto. Quindi noi, arrivando dalla posizione appoggiati sulle ginocchia, da qui andiamo direttamente a scendere piegando le gambe in questo modo qua e andando ad appoggiare le mani dentro le gambe, passando con le braccia dentro le gambe, appoggiare le mani al suolo. A questo punto noi dobbiamo solo rilassare e aspettare una ventina di secondi. Su cosa lavoriamo? Lavoriamo sulla scioltezza delle ginocchia e bacino qua dentro e caviglia soprattutto. Per uscire da questo esercizio, io vi consiglio di fare un altro esercizio ancora, che in questo caso non è di allungamento, ma lavora sempre sulla mobilità delle gambe, quindi la capacità di assorbire il movimento e quindi di piegarsi, di essere propositivo. Ecco, quindi facciamo questo senza andarla a distendere, andiamo a mezza corsa, quindi questa è fine corsa e questa dovrebbe essere fine corsa. Noi lavoriamo in mezzo, in questa maniera qua, lento e continuo, morbidi, ne facciamo una decina e poi usciamo. È un esercizio molto semplice da eseguire e da mantenere. Come tutti gli esercizi, l'importante sarà metterlo in atto, quindi utilizzarlo, farlo con periodicità. Ovviamente rispettando i tempi. Anche questo esercizio lo consiglio la mattina presto, appena sceso dal letto, o anche prima dell'allenamento come riscaldamento. Ricorda di iscriverti al sito e di cliccare sul tasto campanellina, così potrai rimanere aggiornato sui nuovi contenuti. Alla prossima! Mi raccomando, fai gli esercizi!